Vai Ciro, prendi tutto lo il tuo sposo tempo, si è tanto tolto la giacca, me la volete togliere tutti. Allora, Ciro, ti prego con calma, se vuoi ti porto una sarta a scucirti, te la scuce, ti metti i pezzi e poi te la ricuci addosso. Allora ragazzi, innanzitutto complimenti, ma facciamo un passo indietro, perché leggendo che questa qui è la vostra prima serie comedy, un po' fa strano, cioè perché comunque vi conosciamo da tanto tempo, ci avete sempre fatto ridere, quindi leggere questa cosa è particolare, per cui perché innanzitutto è la vostra prima serie comedy e soprattutto perché Pesci Piccoli, Ciro? Ciro. Perché Pesci Piccoli? Parto dalla seconda domanda, in realtà non avevamo idea di come chiamare la serie e un giorno mi ricordo c'era Aurora sul set che disse: ma perché non la chiamiamo Pesci Piccoli come metafora del fatto che siamo una piccola agenzia in un mare di agenzie più grandi? E ci è sembrata... Ci è sembrata, no, credo che il primo titolo fosse Pesci Grossi. Pesci Grossi, poi, solo ci sembrava un po' di più inclusivi. Pesci Grossi era ambiguo e anche pretenzioso. Sì. E ci è piaciuto, insomma, l'abbiamo tenuto. E invece il significato di questa serie per voi? Che so che ci tenevate tanto a proprio dire che fosse la prima serie comedy. Beh, abbiamo fatto altre cose in passato, però per definizione è la prima serie comedy che poi va su una scriviamo, piattaforma come Prime, sì, esatto, che scriviamo e produciamo, però giustamente immagino Guglielmo intenda anche, noi abbiamo fatto anche delle web series come, non so, tipo dello Google. Esatto, Google, sì, sì. E quindi non siamo anche nuovi. Guglielmo come certo, tra i vari camei. No, ma cioè, la cosa che mi interessa è, avete avuto quindi il potere di poter essere... diciamo di Giacal al 100% all'interno di questo prodotto? Sì, questa differenza degli altri progetti non sono stato invitato anch'io purtroppo. La differenza degli altri progetti che abbiamo fatto, questa è la prima volta che produciamo noi The Giacal come azienda una serie, cioè tutti i The Giacal sono presenti in questa serie, non solo noi come volti, ma The Giacal è una società di videoproduzione, siamo circa una ventina e tutti quanti abbiamo lavorato in collaborazione con Mad Entertainment alla produzione, alla realizzazione di questa serie. Quindi questa è proprio la primissima serie con tutta la The Giacal. DNA The Giacal al 100%. E invece voi lavorate da tantissimo tempo insieme, sempre sorridenti in camera, non vi abbiamo mai... Io un po' meno magari. No, vabbè, però diciamo io ho sempre cercato di motivarlo con una grandissima capacità attoriale, ah, ok? Sì. Cioè una verità che viene... da lo demoni che ti porti dietro, ma lo che psicologo non... dice depressione, però anche così è bella. Sentite, lavorare insieme a questa serie vi ha portato a unirvi di più, scoprire qualcosa magari su di voi che non conoscevate prima, momenti anche di disaccordo, se sì, come avete fatto in così tante teste poi super creative a trovare una strada, se ci sono stati. Chi risponde? Francesco. Una risposta bella, una brutta. No, perché sembra che ci sia un non detto così. No, era per non... Forse Fabio non vuole rispondere. No, ma io è meglio che non rispondo. No, in realtà, secondo me, ci viviamo talmente tanto tutti i giorni che quello che dobbiamo dire ce lo diciamo quotidianamente. Secondo me siamo arrivati sul set in maniera molto trasparente, non ci sono particolari... disaccordi, quello, le visioni che abbiamo, anche discordanti, le viviamo tutti i giorni, quindi l'abbiamo vissuta con emozione perché era un progetto grande ed importante, ma col modus di sempre, con i lavori che facciamo di solito, diciamo. Sì, forse è stato più un vantaggio. Era il momento di litigio, quando Aurora ha chiesto il camerino più grande. Sì, questo sì. Quello è stato un momento molto... Che mi risulta, esatto. L'ho avuto fru con tanto di finestra, ma questa cosa magari ne parliamo... No, ma magari è il numero esatto. Dello psicologo, che sì, così esatto, magari fate esatto, terapia esatto. Di coppia e sicuramente riusciamo ad andare avanti. Sì, sì. Quindi a parte questo momento... Bomba, siete abituati no, a ma la nostra fortuna in realtà è che ci parliamo sempre di tutto, anche delle cose che magari ci piacciono meno. Credo sia la nostra più grande forza, ma conoscendoci da una vita, in realtà non possiamo fare a meno di comportarci in questo modo qui. Questo e io domani nasce la The Giacal, ma non c'entra, cioè, un'altra cosa, un'altra scelta. No, poi è stata una grande festa, scusami se ti interrompo, nel primo giorno di produzione, perché poi era da tanto tempo che non ci vedevamo tutti quanti insieme per girare un progetto lungo, perché poi ma nel che tempo... Davvero?
Sì, cioè nel tempo è successo che magari io e Fabio abbiamo partecipato a vari progetti esterni ed era un bel po' che non stavamo tutti quanti insieme, quindi abbiamo grazie vissuto quel momento. Grazie di averci dato anche i nostri, Ciro. Sì, Aurora e Fru, no, scusate. Voi non avete fatto niente. Io e Fru nel frattempo eravate lì a fare sudoku. Ma non a farli. Tutti sbagliati. Non volevo evidenziare troppe cose. Non litighiamo mai, stiamo litigando poco. Hai capito? No, però è divertente perché io vi ho sempre invece immaginato sempre all'interno della stessa stanza, tipo ammanettati, che pensano che viviamo insieme. Anche perché il nostro ufficio sembra anche un po' una casa, ma in realtà abbiamo case separate e sì, funziona questo, così. Questo lo riscontri quando sei ad un matrimonio e ti dicono ma Shira dove sta? Ma io che ne so dove sta Shira in quel momento, insomma. Allora, abbiamo sentito diciamo più o meno le voci di tutti. Martina. Ciao, allora, Marti. Ciao. No, ciao Martina. Allora, io non oso immaginare cosa tu possa aver diciamo, esatto. Vuoi aprirti con noi? Ecco, guarda, ti giuro che non ti chiedo manco 60 euro l'ora, capito, per l'analisi, però insomma, vabbè, raccontaci com'è stata. 60. Vai. Com'è stata questa, capito? È stato glorioso. È stato meraviglioso. Ma è vero. Per me è stato tipo entrare nel mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie, perché questi pazzi scriteriati hanno scelto un esordiente, ma proprio super esordiente, cioè io non ho fatto niente prima di questa esperienza, non avevo fatto nulla. Come me Fru. Stessa cosa più o meno. E quindi, non lo so, per me è stato da sempre una sorpresa continua, ma anche andare sul set e ascoltare tutti i linguaggi dei vari reparti, cioè, io non capivo niente. Io ci ho messo 3 giorni per capire che cosa volesse dire DOP. Non l'ho mai detto a nessuno. Pensavi cosa vogliamo sapere cosa pensavi. Esatto, no, pensavo esattamente così. Tra l'altro, il DOP della serie è qui. Ciao Davide. Dov'è? Ciao Davide, manca. Marti, abbiamo fatto fatica tutti a capire Davide perché ha un calabrese molto stretto, quindi non preoccupare. Però quando una scena veniva bene si sentiva capolavoro, quindi sapevi che era tutto a posto. Un po' siciliano così. Quindi diciamo, è stato... ti stai un po' ancora riprendendo da questa esperienza? No, ma io non mi sono ripresa e non conto di riprendermi. Cioè, va bene così. Insomma. Allora a questo punto facciamo un salto direttamente da Francesco, che ha curato la regia di questo prodotto. Com'è stato gestire da una parte diciamo due persone molto impegnate come Ciro e Fru e dall'altra parte invece tutte persone invece comunque tutte persone che erano lì, capito, a perdere tempo. È stato stimolante lavorare con attori di strada, capito? a parte Ciro e Fabio, chiaramente, sì. Gli dai tanto una grande sfida, sì. No, qual è a parte gli scherzi, qual è la chiave poi per riuscire a gestire tutto quanto, diciamolo, a parte ovviamente quello che è il lavoro estremamente di fino dal punto di vista della scrittura comica, c'è anche un bellissimo lavoro a livello visual, nel senso che viene fatto sempre ed è una cosa che a volte col fatto che comunque lavori con 4 persone molto ingombranti, a volte non esce abbastanza. Invece bisogna fare anche i complimenti alla regia di De Giacal, che permette a 2 persone molto impegnate, un po' meno, comunque di uscire in maniera così importante. Qual è la tua chiave per lavorare con questi gruppi dei cacciaroni? Per lavorare con loro? Sì. Ma, guarda, credo che il motivo per cui siamo un gruppo così stretto sia nel requisito per poter accedere a questo gruppo. Cioè, io conosco tutti i Giacal, anche i più famosi, dal loro giorno zero in The Jackal. Ciro lo conosco da prima ancora che esistesse un giorno zero The Jackal. Credo che la cosa che mi sorprende tutti i giorni lavorando con loro non è tanto il talento eterogeneo che hanno, ma la capacità, la sensibilità. Loro hanno una sensibilità che è molto rara, di riuscire a riconoscere, dopo anche 15 anni di esperienza, io questa cosa la vorrei fare al meglio, e per farlo al meglio ho bisogno di una squadra. E questo credo che ad oggi sia il talento più sorprendente che abbia mai incontrato nella mia carriera. Bellissimo. Loro ce l'hanno tutti. Anche Martina, devo dire. Nonostante Ciro e nonostante quanto sia stato cambiato dal successo, quindi mi stai dicendo? Esatto. Sì, okay. Sì, nonostante la sua carriera ormai sia alle stelle, lui non è vero, non più la persona più insicura di questo mondo. Ciro e Fabio, non dimentichiamo Fabio che comunque... Oh, figurati. Comunque, ragazzi, allora, dopo questo momento che spero sia tornato utile non solo a noi per il LOL, ma anche a voi,
Abbiamo 10 minuti magari per delle domande, se avete curiosità. Abbiamo già una mano alzata là dietro, posto 11 di non so che filabici. Scusa? Ah, perdonami, non avevo... Hai proprio l'aspetto di... Invece una ragazza che lavorava con noi. Sì, sì, magari. Una del team. Allora, Ilaria Urbani da Repubblica, Napoli, Ciro, ciao. Fabio, ci ricordiamo. Forza Napoli. Forza Napoli. La squadra, ecco, la squadra. Due domande. La prima è naturalmente la protagonista sotterranea dalla tradizione all'innovazione, che è comunque Napoli, la manifattura Tabacchi, un monte che incombe dall'altra parte con una visione particolare, no? Magari più inedito, e il lavoro, che è un po' la cifra sempre dei vostri prodotti, dei vostri lavori, appunto. Questo lavoro che manca, questo lavoro che sfugge, però potrebbe essere Napoli come New York, ma poi c'è Marione, c'è il Mariofono, e ci sta tutto quello che ci mettete dentro per essere appunto i talenti che siete. Volevo sapere come sarebbero i The Jackal senza la disoccupazione, senza Napoli dentro, perché la vostra cifra è anche un po' questa. E poi, se ci raccontate attraverso le citazioni e anche il racconto, proprio la sceneggiatura, qualcosa dei prossimi episodi, quindi della lavorazione, senza spoilerare troppo. Basta, mi fermo. Francesco, è una domanda molto lunga. Sono sicuro che Ciro abbia la risposta. No, in realtà mi viene da dire che forse più che disoccupazione stiamo raccontando un'altra sfumatura del lavoro. Cioè, noi con questa serie volevamo raccontare quei piccoli contesti lavorativi di provincia, appunto, quindi non siamo neanche al centro di Napoli, varrebbe lo stesso per qualunque altra città, in cui decine di persone lavorano tutti i giorni, come immagino abbiate tutti amici social media manager o che comunque si occupano di comunicazione, o magari stesso voi, insomma, sapete cosa significa svegliarsi a un certo orario del giorno per andare a fare il TikTok per la paninoteca all'angolo e via dicendo. E la domanda era, siccome anche noi siamo partiti da un contesto molto piccolo in provincia, anche noi ci occupiamo di pubblicità, era come fanno questi esseri umani nell'epoca in cui tutti sono famosi, in cui tutti sono delle star, a convivere con questi esempi molto alti di riferimento, ma nonostante questo a svegliarsi comunque la mattina tutti i giorni alle 7 a leggere 150 mail, a fare il proprio lavoro, nonostante siano consapevoli del fatto che quello che fanno non cambierà il mondo. E questi erano un po' gli eroi che volevamo raccontare, cioè quelli che riescono a ritagliarsi dei rituali all'interno dello stesso ufficio, come la bowl delle merendine, il karaoke e via dicendo, riescono a sopravvivere in questo contesto di supereroi, di influencer famosi, e nonostante questo a essere vivi, a provare voglia di far bene, a innamorarsi tra di loro, a provare rabbia perché qualcosa va male. Quindi non credo si tratti di disoccupazione, ma la capacità di vivere il quotidiano e di farlo all'interno di un gruppo, che è la cosa più importante quando fai questo lavoro, almeno secondo me, secondo noi, credo. Poi non ricordo il resto della domanda. La presentazione era disoccupazione sullo sfondo, loro sono anche costretti a stare in questo studio, sì, anche se sono amici. E poi l'idea, se poteva essere la stessa cosa senza Napoli, cioè l'idea della tradizione, della battuta, della musica, voglio dire, è presente, sì, naturalmente, sì, è ancora in grado a Gigi D'Alessio. Sì, diciamo che per quanto ci possiamo provare da qui a due vite non riusciremo mai a essere senza Napoli, perché siamo, cioè Napoli ce l'abbiamo nel sangue. Questo non significa che dobbiamo per forza raccontare la città, che adesso per esempio è di sfondo, la serie è tutta indoor all'interno di un ufficio, però in qualche modo i personaggi se la portano dietro, sia per accento, che io preferisco sempre portare in scena perché dà più verità ai personaggi, sia appunto per scelte musicali come Coro in Grado, interpretato da Raiz di Alma Megretta. Abbiamo voluto conservare quindi questo rimando alla tradizione, pur trattando un argomento che in realtà è tutt'altro che tradizionale, perché non si era mai esploso prima questo tema delle web agency, di società che si occupano di un lavoro contemporaneo, anche se alcuni lo definiscono ancora moderno. In realtà è un lavoro di tutti i giorni che fanno appunto molte persone che conosciamo. Quindi, rispondendo alla tua domanda, no, non riusciamo, anche trattando generi diversi e storie diverse, a fare a meno di essere napoletani, perché ce l'abbiamo dentro. Quindi
Ragazzi, io direi che è molto chiaro, nel senso, poi vi offro un aperitivo, ma io vedo persone che vogliono fare domande, e poi diciamo che sparano dei TikTok. Buongiorno, Francesca D'Angelo per La Stampa. Due domande velocissime. La prima, volevo capire meglio la scelta di diciamo schierare come protagonista un volto che non è Dave Jackal, quindi Uwe Jackal, mi sbaglio sempre. E quindi perché avete voluto appunto un volto diverso dal team, visto che è la vostra prima serie 100% Jackal? E poi la seconda cosa è questa. Nelle prime due puntate che abbiamo potuto vedere sottolineate il valore del lavoro di squadra, no? In un contesto come quello social, dove tra influencer, blogger, eccetera, il personalismo la fa da padrone. Quindi c'era la volontà di sfatare questo mito del personalismo a tutti i costi, e se c'era anche la volontà di lanciare altre provocazioni rispetto al mondo del web. Grazie. Francesco. E tu hai scelto da me. Sì, allora l'elemento, diciamo, l'innesco di ogni prodotto di sitcom a cui siamo affezionati, e la serie ha tanti riferimenti, ma omaggi anche alle sitcom con cui siamo cresciuti, avviene sempre per un elemento esterno che viene introdotto all'interno di un equilibrio ormai stabile. A noi piaceva l'idea che un nuovo elemento, stiamo parlando del metatesto, andasse in qualche modo a innescare una serie di dinamiche all'interno di un gruppo consolidato. Per quanto riguarda il personalismo, sono d'accordo con te, era un modo per porre i riflettori, come dicevo prima, su un altro, sul contesto di gruppo, piuttosto che sull'influencer. Però sembra che parlo sempre io, mi sto sentendo l'imbarazzo. No, però senti, bravissimo, comunque, nel senso, io mi sto bevendo tutto, quindi bravissimo. Magari vuole continuare Fabio, dai. Cioè, no, la frase che dici nella serie, che è molto significativa, secondo me, per il contesto. Che dico nella serie? Quando dici, noi qua le cose le facciamo insieme. Saranno delle cazzate, ma le facciamo comunque insieme. In realtà hai detto delle cacate, ma non voglio essere... Non ricordo quale take hanno tenuto. Potete mettere gli asterischi. No, no, anzi, lasciate solo la parola. Mentre invece, per quanto riguarda la scelta di Martina, come per rispondere alla prima domanda? Gianluca, rispondi. Ha risposto? Dall'altra parte... Dall'altra parte possiamo dire che comunque noi appena abbiamo visto Martina, perché abbiamo insomma nella fase insieme, finale, sì, siamo stati coinvolti, anche perché chiaramente, come giustamente diceva Francesco, significa entrare all'interno di un equilibrio consolidato e non è semplice. Ci è sempre piaciuta la capacità che ha Martina di interpretare un ruolo che comunque è di rottura, quindi di base nella serie è quella che dovrebbe stare antipatica, ma Martina è una persona talmente ironica, sì, con una capacità espressiva talmente sviluppata, che secondo me è poi invece il personaggio che piace. Però è una domanda che ho fatto anche a Francesco, ho detto, ma perché la protagonista non è uno dei già? Però sì, mi trovo. La stessa domanda che ho fatto, perché serviva una brava. Esatto. E purtroppo sapete che io nel frattempo stavi lì a girarti i pollici, sì, a fare su dopo. Altre domande? Esatto. Grazie. Buongiorno, Patrizia Simonetti, Spettacolomania. Ciao. Salve a tutti. Volevo chiedere ai The Jackal se vi siete mai sentiti, e se sì, per quanto tempo, dei pesci piccoli con molte idee e poco budget, e se c'è qualcosa di autobiografico che avete portato, magari sublimandolo, che ne so, le merendine, il megafono, qualcosa che avete veramente usato, insomma, o che usate e non ce lo dite. I piedi. Allora, io dico questa cosa scottante, che ogni volta lo dico, ufficio stampa risponde, però... L'ispirazione di tutto quello che accade nella serie viene dalla vita reale, cioè tutti gli aneddoti, tutte le cose che ci sono. Alcune cose sono molto vere, tipo la bolla delle merendine, è una cosa che abbiamo realmente nei nostri uffici. Altre cose sono solo vagamente ispirate da racconti di terzi. Quindi sì, subliminalmente abbiamo raccontato proprio il nostro quotidiano, un po' quello che vuole fare questa serie. Noi ci siamo sentiti dei pesci piccoli con tante idee, poco budget, soprattutto all'inizio della The Jackal. Mi ricordo quando sono entrato qualche anno fa, io arrivavo quando i The Jackal erano più delle sogliole medie, ma comunque c'erano molte più idee di quanto budget ci fosse. Poi in realtà sì, ci identifichiamo ancora in pesci piccoli, perché non è solamente
il budget a determinare, ma anche l'atteggiamento verso il lavoro. Noi, essendo un gruppo, riusciamo ad equilibrarci sempre quando ci esaltiamo e quando ci abbattiamo troppo. Quindi la mentalità è sempre quella di imparare, di crescere in un mondo che ha tanto ancora da offrirci e abbiamo ancora da crescere. Quindi saremo per sempre dei pesci piccoli. Ciro, non lo so, mi dispiace che darti questo dispiacere. No, ma io uno sguardo molto mi sono sempre sentito un pesce piccolo nella mi vita, quindi molto. Cioè io volevo aggiungere rispetto alla cifra, cioè alla dose di verità che c'è all'interno della serie, aneddotica, prima di iniziare la scrittura della serie, voi avete visto i primi due episodi se non sbaglio, stavamo facendo brainstorming The Jackal e a un certo punto durante una classica seduta di brainstorming io mi giro e noto che Ciro sta prendendo appunti. Anche gli dico, bravo, bravo, cioè che non è mai successo insomma, in 10 anni che... E lui fa, no, io non sto prendendo appunti, sto scrivendo Michele. Ma serio? No, è una cosa che mi porto da quando ero piccolo. Perché è sceso il disagio. Cioè, ho cercato di capire questa cosa anch'io col mio psicologo, non c'è nessun Michele mai stato nella mia vita. No, semplicemente ero fan di... sono tuttora fan di Michael Jackson, però ero talmente piccolo che non sapevo come si scrivesse Michael Jackson. Per non fare brutta figura, dato che lo facevo a scuola questa cosa, scrivevo Michele, capito? Nel caso in cui ci fosse qualcuno che sapeva come si scrivesse Michael Jackson. Questa cosa è nella serie. E questa cosa è così come nella serie la storia dei piedi. La storia dei piedi è si vede un secondo giusto nel trailer te che stai facendo qualcosa. Vabbè, ma l'ho già raccontata comunque questa cosa, quindi volendo online si potrebbe pure trovare. Se volete, io vedo la gente che fa tipo così. No. Molti percettivamente a distanza. Non ve la racconto. Se cosa dei piedi. Ma sapete. Ma no, non si sa il motivo. Ragazzi, lo scopriamo tutti fra 2 giorni in esclusiva su Prime Video. No, tutto giugno. Ed è così che si chiude che teasing che stiamo facendo questo giro intanto di domande. Tu stai con quella mano che tu hai forse tutto il sangue nel gomito ormai, vero? Aspetta, ok. La faccio breve. Anna Maria Possidente, la voce del cinema. Francesco ha parlato di ispirazioni alle vecchie sitcom con cui tutti siamo cresciuti. Volevo chiedere a chi vuol rispondere se c'è anche sicuramente qualche ispirazione o qualche modello nelle nuove serie, quelle magari cult più famose, penso a The Office o qualsiasi altra. Grazie. Francesco. Guarda, io posso... possiamo sbilanciarci. Allora, la serie prende a un certo punto, dal secondo, terzo episodio in poi, una sua libertà, come se ci fossimo resi conto nella scrittura, nella regia, che il meccanismo sitcom ci stava un po' stretto. Quindi già la voiceover, per esempio, era un modo per evadere da queste regole che avevamo imposto nel primo. Tutte le puntate in realtà si affacciano, si bagnano di un genere, di un riferimento particolare e trovano, per esempio, la 5 molto drama, la 6 molto scorretta e la 4 in particolare è un omaggio dichiarato a The Office, perché è una puntata interamente girata come documentary all'interno dell'ufficio, quindi più omaggiata di così, insomma. Tra l'altro il titolo della quarta puntata dell'ufficio io a un certo punto dico proprio la telecamera in dall'ufficio è The Office. Sì. È una riflessione poi sull'omaggiare, copiare, insomma, quanto sia difficile oggi girare, creare qualcosa di nuovo facendo a meno dei riferimenti che abbiamo ormai sotto gli occhi. Quindi sì, sicuramente quello c'è, cioè Community rispetto alla struttura a 3 linee narrative incrociate e tutto quello che abbiamo visto anche di contemporaneo, perché non possiamo fare a meno, così come con Napoli, di bagnarci di queste esperienze. Quando Fabio va in carcere c'è il mare fuori, insomma. Quello è un racconto che io ho donato alla Rai. È il tuo momento! Adesso dovrei fare una domanda pazzesca. Non c'è solo una semplice banalità. Sì, infatti.
E, no, e allora mi è piaciuto molto, devo dire, questa cosa di lavorare da pesci piccoli in un mondo in cui invece i pesci grandi li vediamo tutti i giorni, no? Sono sempre, sono dappertutto, sono su Instagram, cioè, che è una cosa che mi sono sempre domandata anche io, no? Cioè, come si fa a sopravvivere? E quindi qual è la risposta? Cioè, la comicità è la comicità che ci fa sopravvivere da pesci piccoli? È la dignità, la consapevolezza di quello che si sta facendo ed essere contenti di quello che si sta facendo. Perché ci sarà sempre qualcuno più grande di te in generale. Quindi guardarsi anche dove si è e non sempre dove non si è. Noi siamo contenti di quello che facciamo, le realtà che abbracciamo, quindi questo... Come dire, anche il termine piccolo è relativo, in relazione a cosa? Quindi la comicità è un modo per sublimare delle realtà, un modo per prenderle in giro, per riderne anche delle problematiche. Quindi sicuramente la comicità è uno strumento, però credo che la risposta sia la consapevolezza e riempirsi di quello che si ha e non di quello che non si ha. Vabbè, non per fare il filosofo da quattro soldi che sono, però io, sarà pure che noi abbiamo, il comico vede tutta la vita in modo comico, però secondo me il fatto che anche dietro la campagna pubblicitaria più stupida del più grande influencer c'è un meccanismo dietro, ci sono così tante persone dietro che ci lavorano, ma il percepito è che siano dei video... homemade, fatti in casa, secondo me questa è già una grandissima battuta che è nella realtà. No, questo ripeto, lo metterò nel mio libro filosofia spicciola, superfilosofia di uno sfigato. Con questa nota amara, forse era meglio chiuderla in quell'altro... In Forza quell'altro. Napoli! Comunque, non era male, dai. Chiudiamo con un ultimo paio di domande. La prima è legata forse a quello che è il mondo delle persone che sono state travolte da Achille Lauro, Herbert Ballerina, c'è pure Giovanni Mucciaccio a un certo punto, Gabriele Magnato, cavolo. Com'è stato un po' interagire con loro, collaborare con loro, trovarli anche? Facciamo per alternanza, ma non perché sappia rispondere. Non perché, esatto. sapete chi dovrebbe rispondere a questa domanda. La cosa bella di questa serie è che ognuna delle guest porta una parte di sé, però in un contesto diverso. Cioè, credo che tutti loro abbiano avuto la capacità di calarsi scomodamente in contesti che non li rappresentano del tutto. La prima puntata, l'avete vista, si apre con un fantastico Achille Lauro. Stupendo. Ricordo l'ansia di Martina, perché chiaramente prima esperienza era uno schiaffo in faccia ad Achille Lauro. Cioè, grande però per fortuna lui l'ha molto messa a suo agio, soprattutto dopo un paccherone che gli tira Martina, ciak, chiusa, Achille, tutto bene. Un po' mi è piaciuto. Quindi, numero uno. Achille Lauro. E poi dico, sai, è sempre stata una nostra cifra stilistica, no? Sì, a parte prendere a schiaffi, però fare dei video con dei cameo importanti, perché ricordiamoci dai Cracco a Favino, sì, cioè esatto. Di tutto e di più c'è stato dentro. È sempre stata una cosa in cui. Però in questo caso sono ospiti che interpretano un po' dei personaggi, non sono loro stessi, sono funzionali alla narrativa. Io direi che a questo punto ci troviamo davanti un bivio, o la grande domanda esistenziale o le ultime domande da parte vostra. La teniamo alla fine giusto perché il rischio è che la chiuda Fru, la domanda da pubblico. Quindi facciamo così, ritorniamo un attimo, mi è stato detto che ci stanno altre curiosità da parte vostra, è una cosa positiva. Chi è che voleva parlare? Guarda, fai prima spazio agli altri e poi dicono. Lì. Posto 4 della fila 1, credo. O A. G. Ciao, io sono Francesca Bellino del Mattino. Volevo giusto due piccoli chiarimenti. Perché avete deciso di tenere Napoli solo come sfondo? E perché avete detto che questo lavoro non cambierà il mondo? Perché è difficile lavorare pensando che appunto un lavoro non farà, non avvia neanche un cambiamento. Grazie. Io accennerei solo alla prima risposta, che Napoli non è solo nello sfondo, nel senso che Napoli è presente in tutta la serie,
però da un punto di vista forse un po' diverso da quello che solitamente viene raccontato. C'è una Napoli contemporanea che parla con inglesismi, si affaccia ai social media manager, è una Napoli un po' inusuale. Non c'è il mare, non c'è la pizza, non c'è la camorra, però c'è qualcos'altro. Quindi Napoli è presente... Che non significa non raccontare, esatto, Napoli. Esatto, è presente nel linguaggio, nel modo di fare, nelle modalità di lavoro, nei rapporti interpersonali. Quindi io mi sento di dire che è presente... ma in un punto di vista diverso. Quale? Quella di, ripeto, una Napoli un po' inusuale, un po' lontana dalla stereotipia delle tradizioni, della pizza, dei vicoli con i panni stesi, del mare, ma c'è una Napoli in un ufficio che si affaccia ad un mondo social, quindi contemporaneo, che mangia le piadine e non per forza la pizza, che si vede il Monte Somma e non per forza il profilo del Vesuvio a cui siamo abituati. Ma siamo abituati perché ce lo raccontano, cioè nel senso ce lo fanno vedere così, ma in realtà questa realtà, scusate il gioco di parole, è la nostra prima di tutto, ma esiste, c'è. Mi piace dire che la nostra serie è mare fuori, ma siamo tutti un po' più educati. È l'ufficio del nostro carcere. Questa funzionava. Fermati qua. Per quanto riguarda... E invece la prima parte della domanda legata... La seconda parte della domanda legata al cambiare... Cioè... No, era riferito rispetto... Allora, se io faccio... lavoro a quei pre-roll che tutti skippano in 4 secondi all'inizio, non sto cambiando il mondo secondo il metro di misura rispetto a cui Chiara Ferragni sta cambiando il mondo, o Will Walsh, insomma quelli famosissimi, o Ciro, Ciro e Fabio insieme, non mai cambiare. Però crediamo che il mondo in realtà si cambi attraverso, cioè quando le persone fanno quello che gli piace fare, cioè nel senso se tutti volessimo diventare delle star famose smetteremmo di fare il pane, smetteremmo di fare i pre-roll, smetteremmo di fare tutte le altre cose, quindi non è che non si cambia il mondo con questa cosa, anzi il mondo va avanti grazie a questo lavoro sotterraneo, va avanti grazie a tutte queste persone che lavorano nell'ombra e che fanno i volantini delle paninoteche e via dicendo, va avanti anche grazie a Martina. Sì, sì. Martina. Ah certo, davanti grazie a me questa risposta. No, io volevo dire una cosa sul cambiamento, cioè volevo dire che in realtà non è che se, penso che se l'obiettivo non è cambiare il mondo, quello presuntuoso di cambiare il mondo, appunto, ma resta quello di cambiare se stessi, soprattutto le persone con cui si lavora e con cui si passa la maggior parte del tempo, allora lì questo genera forse un cambiamento che è un eco più grande e questo è un po' quello che fanno. Ed è Jackal. La nostra protagonista! No. Comunque, se loro si sentono pesci piccoli, io mi sento plankton. Mamma mia, brava e umile, veramente. Esatto. Speriamo duri poco, dai. Se no non va. C'era una mano alzata qui, ma forse... No. Ah, qui c'è una mano alzata. Mi piace questo momento di tensione quando si aspetta. Thomas Cardinali dal 24 Unicusano, volevo chiedere ai The Jackal, c'è stato un periodo in Italia in cui andavano veramente molto forte le sitcom, erano molto seguite anche in vari canali televisivi, adesso i più grandi progetti original, parlano gli ascolti, sono proprio quelli legati alla comicità o personaggi come voi molto amati dal pubblico italiano. Secondo voi gli italiani vogliono ridere e cercano di nuovo quella comicità graffiante che fa riflettere ma fa anche rendere un po' più spensierati? È questo il segreto del successo di questi prodotti? Wow, gli italiani vogliono ridere? No, ma io penso che tutti vogliamo ridere, cioè nel senso non c'è un... a me, ti parlo personalmente, io non ho un genere preferito che guardo, mi piace guardare un po' tutto, però sicuramente la commedia è sempre stata parte fondamentale della nostra cultura italiana, quindi è chiaro che il pubblico ha una certa inclinazione verso un certo tipo di commedia. Non generalizzerei sicuramente, ma
ma è chiaro che ridere fa bene, piace un po' a tutti. Quindi. Però la forza è essere sempre se stessi. Certo. Cioè, se una persona ha una predisposizione a raccontare delle cose, ad esternarle attraverso una risata, è giusto che faccia leva su questo e produca contenuti che conosce. Non esiste una ricetta per il successo, esiste un percorso per essere sempre di più se stessi ed è quello che cerchiamo di fare. Ma credo anche che abbiamo la fortuna di essere italiani e di avere cioè il genere italiano comedy non è mai puramente comedy, cioè nel senso c'è un amaro di fondo. Se penso ai grandi della storia del cinema come Verdone, Villaggio, Fabio Barza. La parte fallimentare, cioè, sono stato pesante sempre. Quelle erano quasi lacrime. Sì. Però ti ha tenuto Ducci in fondo. Nel senso, c'è sempre raccontare la realtà amara, dell'impiegato d'ufficio, la triste vita matrimoniale, disagio. Sì, la peste comica, che è una roba strana che ti fa venire un po' di pelle d'oca in alcuni momenti. Cioè, per esempio, Fantozzi secondo me, è un'opera drammatica, incredibile, che però viene riconosciuta come comica e che nel momento in cui è uscita non è stata premiata per quello, poi la storia c'è. Quindi, in generale, forse sì, l'italiano ha bisogno di ridere, ma ride con un sorriso amaro, perché ride di se stesso a volte. Cioè, anche se deve riflettere, lo deve fare in maniera leggera. Allora, o ne facciamo un'altra e cerchiamo una chiusa un po' più divertente? Mi sono tenuto il domandone esistenziale. Sono tranquillo e mi risponde non più. Ok, perfetto. C'è un'ultima domanda? Io ce l'ho sempre. Ah, c'è tipo jukebox delle... io voglio sentire la domanda. Ok. Allora, Fru, come nasce il voiceover? Lo fai davvero? Sì, viene pure questo da un'ispirazione vera, in realtà con l'avvento delle storie su Instagram... Un incubo! Aiuta o distrugge? No, glielo lascio raccontare a lui, perché per un periodo per me è stato un incubo, però racconta, Fru, ti prego. No, mi ricordo quando sono arrivate le storie su Instagram, avevo preso questa cosa che facevo fare... ai miei colleghi quello che volevo, ma che è un po' quello che voglio fare sempre, no? Fagli fare quello che voglio, manipolarli, usarli, sfruttarli, deriderli, umiliarli. Bene, però anche quello che è una cosa bella, che è la cosa bella, no? Un po' di questa serie che racconta in un certo modo noi, le nostre vite, quello che siamo tramite dei personaggi e delle storie inventate. Io sono sempre sul filo dell'ufficio stampa e mi uccide se dico tutto è vero. Praticamente andava in giro con il cellulare, tipo inquadrava Ciro e diceva, all'improvviso però, cioè mentre Ciro stava facendo i cazzi suoi, era una triste giornata per Ciro. Poi, ma la cosa, non sono tanto, io che lo facevo, io che loro mi seguivano. Cioè, assurdo. Di colpo decise di aprire la finestra e farla finire. E Ciro si alzava, e si lascia sempre tutto avanzare. Fortunatamente stavamo a piano terra, mi ricordo. Sì, però sono loro che lo fanno, quindi sono loro che hanno bisogno di me, della mia vita. C'è un riferimento, facciamo la cosa un po' più... C'è un riferimento nella storia del cinema o nella sitcom che ti ha ispirato questo voiceover, questa voce narrante, diciamo, tormentone? No, un pochino mi piace pensare all'inserviente di Scrubs, che c'ha un po' queste cose, che è un po' super partes, che prende in giro gli altri, però per questa cosa in particolare no. Adesso veramente siamo arrivati alla... Allora, abbiamo visto questa pool delle merendine all'interno, diciamo, della serie. Idea carinissima, deliziosa. Se dovesse però avere una pool dei sogni... Regà, non è mia, degli autori, è questa, ok? Una pool di sogni, una pool di cose che ancora vorreste fare, una pool quindi di esperienze. Pensavo le merendine dei sogni, tipo le vostre preferite. Allora, no, stavo pensando, quelle di Pocche Paradiso, il disco di cioccolato. No, ma una pool di cose che ancora vorreste fare, diciamo, sotto forma di biglietto. Cosa scrivereste nel vostro? Aurora, vai, inizia tu perché non è giusto che tu faccia finta di bere per non rispondere. Faccia finta di bere per prendere tempo. Allora, vediamo chi interroghiamo. No, davvero, chi si sente di... Io infatti.
Io direi 10 stagioni di Pesci Piccoli, veramente, questo è un progetto in cui crediamo tanto, lo volevamo tanto, lo desideravamo tanto, e ci racconta, ci piace, ci diverte, ci unisce, noi stiamo facendo tutti i lavori fuori, io Aurora stiamo lavorando, Aurora pure sta facendo, prova a stassare, oltre che Ciro e Fabio con tanti impegni loro, però e facciamo sempre, ci mettiamo sempre il massimo nei tutti i progetti che facciamo, anche i più piccoli, fuori, però quando poi gli Avengers si riuniscono c'è una forza incredibile, quindi io spero, cioè, che questo progetto abbia una vita molto lunga. Quando la The Jungle è nata, quando eravamo piccolini, quando Francesco, non posso fare a meno di non guardarlo, il nostro sogno in generale nella vita, mi guarda sempre, il nostro sogno più grande era proprio fare questo, raccontare storie, fare cinema, raccontare cose divertenti attraverso serie, insomma, e nel tempo ci siamo riusciti. Poi il nostro obiettivi, insomma, Gioco Forza, poi sono, abbiamo fatto anche dell'altro, ecco, abbiamo lavorato nel branded content, perché poi giustamente nel mondo di oggi bisogna aprirsi anche un po' a tutto, però spero, e ti guardo di nuovo, che guardo tutti voi, spero che continuiamo, che possiamo continuare ancora a sognare di poter raccontare storie e divertirci nel farlo, perché credo sia la nostra indole e forza più grande. E improvvisamente Ciro si sciolse nel suono e morì. No, non lo fare, Ciro. Ecco, spero che questa cosa bella che abbiamo creato, che è, una, che è della The Jungle, che sì, per me è una famiglia, possa continuare sì, sempre. Aurora, tu hai detto solo sì e ogni tanto hai fatto... Non si riusciva a parlare. No, sennò, no, non posso veramente aggiungere altro se non che anche con le esperienze individuali la cosa più bella è farle, ma farle sapendo sempre che poi torniamo a casa e che ognuno di noi torna con qualcosa di nuovo. Quindi credo che alla base di questa serie ci sia un'idea inesauribile, cioè tutti gli, la vita quotidiana, la vita d'ufficio, io credo che ci sia la possibilità di mettere tanto, 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 anche perché noi gli aneddoti li abbiamo dovuti scegliere, ma se vi dico... Oltre ai piedi, Ciro, che cosa ci dice di solito? No. Sicuramente sareste d'accordo nel farci fare altre stagioni. Ciao Prime, grazie mille, sei la piattaforma numero uno di un potere. Non lo dico per piaggeria, perché noi vogliamo fare tante cose. Ma Martina, chiedo a te. Io ho pensato, quando hai fatto la domanda ho pensato, io voglio fare la drag queen. Ok. Però mi rendo conto che forse posso, cioè, posso essere un po' più profonda. E mi piacerebbe continuare ad avere la possibilità di stupirmi come, insomma, quella che mi hanno dato loro, perché non c'era giorno in cui non mi stupissi di qualcosa. E di trovare una... e di lavorare sempre in squadra, perché l'unico modo di lavorare in squadra è di avere un modo di vivere del mio lavoro, perché è l'unico momento in cui sto nel presente e non sto né nel passato né nel futuro. Brava, brava, brava! La nostra è la mia Queen, però, la Queen è campeggia. Prima di tutto. Ragazzi, manca Fabio e Francesco, cioè nel senso, dai, potete dire i veri sognatori di questo gruppo. Ah, l'ho detto già tutto. Ciro ha guardato tutto il tempo, vi siete manco limonati. Io avrei voluto limonare. Spero che con tutto il cuore, che un giorno non troppo lontano, Ciro impari a scrivere Michael. Lo scriverò mettendo la H dove va messa. Esatto, sì, esatto. Dopo la C. Fabio, dimmi tu, puoi continuare? Allora, professionalmente non perderci mai, personalmente accettarmi definitivamente, sportivamente il quarto scudetto. Allora, ragazzi, grazie mille per il tempo che siete riusciti a prendervi per venire a vedere l'anteprima di Pesci Piccoli, ma se ci sono riusciti, Ciro... e Fabio, insomma, perché non ci siete riusciti anche voi. Vi ricordo, 8 giugno in esclusiva su Prime Video, Pesci Piccoli, un'agenzia multidee poco budget con produzione The Jungle in associazione con Med Entertainment e in collaborazione apprezzatissima da Aurora con Prime Video. Grazie mille, ragazzi. Un applauso a Guglielmo Scilla.